Oggi si parla di trasporti, dell'importanza dei trasporti per lo sviluppo turistico, però come lei ne diceva anche nel suo intervento, sì, è importante il trasporto, è importante che i turisti arrivano in una località turistica, però è importante anche far trovare un'offerta di qualità. Forse è un po' carente ancora oggi il Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano. Non mi riferisco a una realtà specifica, ma al quadro complesso e chiunque attraverso questo territorio si può rendere conto sia dell'immenso valore culturale e naturalistico del Cilento, della Piana del Sele, Vallo di Diano, Alburni, eccetera, ma anche di fenomeni di degrado che recano un grave pregiudizio alla fruizione, ad uno sviluppo economico anche sostenibile in questo territorio. E questo è grave se noi consideriamo che abbiamo paesi nel Cilento che si stanno spopolando, mentre il turismo sarebbe un'opportunità per creare delle prospettive per i nostri giovani che sono preparati ma che spesso non trovano qua uno sbocco lavorativo che li permette di restare nella loro terra. Auspico che nel complesso si rinforzi la rete di collegamenti di servizi sul territorio, di cui l'aeroporto può essere un tassello, ma poi penso anche ai treni, fino alle piste ciclabili, cioè tutto deve funzionare, perché solo insieme poi crea una vera rete. E poi spero che anche la qualità dell'offerta sul territorio aumenti, perché chi viene poi, chi usufruisce di questa possibilità di raggiungere i nostri luoghi, deve anche trovare la qualità dell'offerta all'altezza.